Buongiorno a tutti, io sono Cristina Fumagalli del Chain System Team Marketing e volevo darvi il benvenuto a questo primo appuntamento del settore dentale e voglio passare subito la parola al mio collega e relatore di oggi, il signor Cristian Borroni. Buongiorno a tutti, eccoci qua per questo primo appuntamento del nostro webinar su Meelbox Dental. Questa prima nuova esperienza dovuta purtroppo a questa gravissima emergenza mondiale del Covid-19 ci ha costretti tutti a lavorare da casa e stiamo cercando di applicare tutte le nostre capacità e possibilità per cercare di tenervi comunque aggiornati e eventualmente dare qualche suggerimento lavorativo nel quotidiano con il nostro software. Quindi oggi andremo appunto, essendo il primo nostro appuntamento, andremo a vedere un workflow generale del software con la spiegazione di tutte le sue funzioni che verranno poi ampliate e approfondite nei successivi appuntamenti dei nostri webinari. E andiamo quindi a visualizzare, a partire, un nostro primo lavoro con Meelbox. Quindi, perdonate anche questa nostra prima esperienza, è tutto nuovo anche per noi, almeno per me. È anche un po' strano non vedere in faccia i propri colleghi e amici durante la spiegazione. Comunque, Meelbox, quando parte, mostra questa prima interfaccia, questa finestra che ci porta direttamente sulle ultime novità che quotidianamente andiamo ad inserire nei nostri aggiornamenti. Qui vengono appunto descritte tutte le nuove funzionalità che anche voi potrete tenere sott'occhio e controllare, e se ci sarà qualche funzione di vostro interesse, potrete andare sul nostro sito per scaricare direttamente gli aggiornamenti che installeranno le nuove funzionalità. Abbiamo quindi fatto partire il nostro software. Chiedo scusa fin da subito per alcune schermate bianche che abbiamo verificato ora, si presentano con l'avvio di alcuni software e di alcune pagine. Questa è la nostra interfaccia di Meelbox. Abbiamo semplificato moltissimo il software e tutte le sue funzionalità, racchiudendole in queste due semplici barre poste al lato destro e al lato sinistro della nostra videata. Semplicemente seguendo il workflow di queste barre, possiamo arrivare al completamento della nostra programmazione e quindi al lancio del calcolo del nostro lavoro. Andiamo quindi a creare un nuovo progetto. Il software ci propone un suo nome di progetto, ma che chiaramente noi possiamo andare a modificare con qualsiasi tipo di nome di nostra scelta. Andiamo quindi a creare un nostro primo progetto. Partiamo subito da un materiale zirconia. Il software ci mostra la nostra macchina inserita nella nostra configurazione e in questo caso abbiamo anche la possibilità di andare a scegliere anche diversi tipi di kit utensili. In questo caso abbiamo un kit generico Chain System, un kit OSG di un'azienda giapponese molto forte sul mercato, ma possiamo chiaramente andare a creare tutti i nostri kit di utensili anche personalizzati e selezionabili quindi al bisogno. Andiamo quindi a selezionare il nostro materiale. Alla selezione del materiale, il software ci propone tutte le varie configurazioni disponibili per ciascun tipo di materiale, che possiamo anche andare a vedere. Alla selezione di diversi materiali, viene direttamente anche proposta la configurazione che in alcuni casi è ovviamente univoca. Andiamo a prendere quindi il nostro primo materiale, zirconia, andiamo a selezionare un'attrezzatura standard chiusa e andiamo semplicemente a confermare. Il software va direttamente nella cartella
che si è scelta per immagazzinare i nostri file STL, questa è chiaramente la nostra cartella di esempio. Possiamo andare a cliccare su questa barra in alto dello schermo con il pulsante destro e compaiono queste due scelte. Possiamo aggiungere un segnalibro, come già è stato fatto in questo caso, o addirittura andare a aprire direttamente il direttorio cliccando sulla prima scelta e quindi andare a navigare con il nostro Windows Explorer per cercare i nostri file. Andiamo quindi ora a selezionare un oggetto, partiamo da una cosa semplice, una corona anatomica. A seconda delle varie configurazioni, poi il software ci proporrà le varie tipologie di oggetti che è possibile produrre con la configurazione scelta. La nostra strategia è in grado di lavorare anche tutti questi oggetti contemporaneamente, chiaramente a patto che debbano essere creati con lo stesso tipo di materiale. Andiamo quindi a indicare il giusto tipo di oggetto che dobbiamo andare a lavorare. Questo è molto importante perché alla selezione di ogni tipo di oggetto vengono creati determinati tipi di punti di riferimento che sono fondamentali per la corretta esecuzione di una sequenza logica di operazioni che ci porteranno poi ad avere il più alto risultato di fedeltà che si avvicina al tipo di oggetto selezionato. Chiaramente i punti di riferimento per oggetti come corona anatomica o abutment sono completamente diversi, quindi è per questo che noi insistiamo molto su il poner un'attenzione in questo momento alla corretta selezione del nostro tipo di oggetto. Possiamo andare a confermare la selezione con il segno di conferma. Ecco, questa è una delle schermate bianche di cui vi parlavo prima. Comunque, in questa fase il nostro software sta analizzando, perché è in grado di lavorare sia con il Construction Info proveniente da diversi punti CAD, ma anche senza, e crea tutti i suoi punti di riferimento. Come possiamo vedere qui, ha creato automaticamente le margin line e ha anche individuato automaticamente la direzione di inserzione delle cavità che è stata impostata direttamente dal CAD. Il software va direttamente al passaggio successivo, ci propone i nostri dischi a magazzino, ci specifica e ci ricorda sempre l'altezza minima richiesta per creare il nostro tipo di oggetto importato e abbiamo anche qui la possibilità di andare a creare dischi multilayer, come in questo caso sono andato a creare le tre tipologie di katana multilayer. Proviamo a selezionare uno di questi dischi multilayer. Come possiamo notare, il Mailbox ci mostra che abbiamo già utilizzato un disco di altezza 14. Se clicchiamo sul nostro oggetto, sul numero mostrato dal software, si apre il magazzino dei dischi della altezza selezionata e automaticamente, come possiamo vedere, il software va, ok, qui ho soltanto un disco, ovviamente, io non produco quotidianamente, però va a selezionare il disco più utilizzato, quindi nel qual caso abbia avuto qui un elenco molto vasto di dischi già utilizzati, il software ci dà una mano nella selezione del disco da eliminare, da finire di essere utilizzato. Automaticamente il software ci pone anche già in una posizione che lui ritiene essere la migliore, seguendo la configurazione della macchina e seguendo anche le caratteristiche che ha analizzato in fase di importazione, sceglie la posizione migliore. Quindi non ci resta altro che confermare, questo è stato un disco utilizzato su un'attrezzatura aperta, per questo che lo vediamo in questa maniera, e quindi siamo già pronti per andare a calcolare il nostro lavoro. Se la posizione dell'oggetto ci aggrada, e non vogliamo andare a cambiare altri elementi. Andiamo poi a vedere il calcolo in una fase successiva. Quindi avete visto molto semplicemente
e in quanto breve tempo siamo già pronti per andare a calcolare, in questo caso, una corona anatomica in un disco multilevo. Specialmente la nostra gestione, adesso andando a parlare un attimino dei nostri dischi multilayer, vi faccio vedere subito quanto è gradevole poter muovere l'elemento e visualizzare in tempo reale come cambia la colorazione sui nostri elementi. Quindi possiamo anche andare a studiare posizionamenti particolari per ottenere una resa cromatica alla fine di tutto il processo di produzione della nostra corona, per avere quindi un effetto cromatico che ci possa poi aiutare nella finalizzazione di questo oggetto, di questa corona anatomica in zirconio. Il software ci mostra, come possiamo vedere, delle aree blu sul nostro oggetto che non sono altro che delle aree di undercut, di sottosquadro. Possiamo aiutare il nostro software volendo, andando a ruotare e trovando quindi una posizione migliore per eliminare i nostri sottosquadri. Qui sono visualizzati tutti gli angoli applicati al nostro oggetto, quindi possiamo stare anche attenti a non uscire fuori dai range della nostra macchina, che dovremmo conoscere, ma comunque il software poi ci pone sempre nella posizione migliore per poter andare a fresare. Facciamo un esempio, io ruoto l'oggetto, vedete che adesso lo porta, piano piano l'ha portato a giallo e poi a rosso, ovviamente, adesso quando rilascio il mouse, lui ci fa vedere qui tutte le nostre inclinazioni che andiamo a ottenere sul nostro oggetto. Altra cosa che abbiamo applicato sui nostri oggetti è la visualizzazione della linea di equatore, che ci aiuta a posizionare ovviamente i nostri connettori, perché andandoli a spostare sulla parete, come in questo caso vestibolare, potete vedere che automaticamente in tempo reale il software ci aggiorna la porzione di undercut che si va a creare sul nostro oggetto. Qui sarà tutto pieno di materiale, ovviamente. Quindi il poter visualizzare e porre un rimedio istantaneamente sul nostro oggetto ci aiuterà senz'altro ad avere dei risultati, una resa migliore in post-produzione alla fine del processo di fresatura. Abbiamo anche creato degli connettori particolari, che sono questi connettori, ve li voglio far vedere qui su una corona, ma il loro utilizzo è principalmente sulle corone telescopiche e sugli abutment. Adesso andrò a farvi vedere degli esempi. Faccio vedere su una corona anatomica perché la particolarità di questi connettori è quella appunto di seguire la forma e di cambiare la sua forma seguendo quella della linea di equatore. Quindi andando per esempio ad importare un abutment, e ad utilizzare questo tipo di connettore, ci dà un'opportunità che è quella che si è cercata di avere sempre nel passato, cioè la possibilità di fresare eventualmente abutment e corona in un colpo solo, a patto chiaramente che debbano essere creati nello stesso tipo di materiale. O possiamo andare in fresatura di un abutment in materiale duro, quindi titanio o cromo cobalto, ma la possibilità di porre i connettori al di sotto della linea di chiusura di margine del nostro abutment ci dà la possibilità di fresare tutta questa parte, che è la zona di massimo interesse per l'odontotecnico quando va a creare un abutment, perché è la zona di chiusura evidenziata anche da questa linea blu. Ipoteticamente è ovvio che questo abutment non è di questa corona, però
Però noi possiamo sfruttare la nostra macchina fesatrice come il nostro parallelometro, che abbiamo utilizzato per molti anni in laboratorio. Io sono un odontotecnico come voi, provengo dal laboratorio, poi successivamente da un centro di fresaggio, e quindi so bene quanto scottino le dita a utilizzare il parallelometro manuale. Perché non usare quello che abbiamo automatico? Il software, quando importa anche un abutment, analizza la parte personalizzata, quindi la sua direzione. Vedete, adesso ipoteticamente immaginate una linea che si estenda da questo bordo, e potete notare che l'asse secondario, visualizzato da questa grossa freccia fucsia, segue proprio l'andamento della parte personalizzata del nostro abutment. Quindi possiamo utilizzare tranquillamente la nostra macchina come se fosse un parallelometro. Immaginate di avere un'arcata su 6 abutment personalizzati, facciamo fare il lavoro sporco alla nostra macchina fresatrice. Questa è la particolarità di avere questi connettori che ci danno appunto questa opportunità. Andiamo a vedere un attimino le successive icone. Al termine del calcolo, ora apro direttamente una corona sempre anatomica, però ho sfruttato in questo caso la configurazione di un'attrezzatura aperta per farvi vedere anche la possibilità che abbiamo su questo tipo di strutture, che sono delle vene o cutback, chiamate in inglese, insomma, delle corone anatomiche, lo sapete bene, ridotte. Permettetemi di andare a aprire un file che ovviamente mi sono preparato. Per farvi vedere le funzionalità. Su una struttura come questa, il software, una volta che l'ha importato, come la nostra corona anatomica di prima, ci mostra tutte le zone di undercut presenti su una struttura come questa, e quindi il lavoro che io andrei a fare avendo la possibilità di avere un'attrezzatura come questa, è quella di andare a posizionare, ovviamente, nella parte più esterna del mio disco. Si pone in giallo perché ci fa mostrare, attenzione, ti stai avvicinando al bordo del disco. Possiamo andare ad aprire la nostra attrezzatura, andare a regolare anche le varie aperture con questi strumenti di controllo che abbiamo a nostra disposizione. Una volta fissati i nostri punti di riferimento per l'apertura, il software ci chiede se vogliamo andare a colorare con il nostro strumento di painting le zone da lavorare con delle operazioni particolari, in questo caso a 90 gradi, giusto per farvi vedere. La nostra fresatrice si porrà in questa posizione e l'utensile scenderà verticalmente a 90 gradi sulla zona che ora noi andremo a colorare. Possiamo attivare una selezione di questo tipo, giusto per farvi vedere, vedete che va a colorare tutto quanto, o se no, ovviamente posso andare a selezionare semplicemente le aree di mio interesse. Una volta terminato il posizionamento del nostro oggetto, possiamo avviare un calcolo. Il software ci proporrà, ci farà vedere delle opzioni per andare a lavorare il nostro tipo di oggetto. Le classiche operazioni di finitura cavità in 3 più 2 e in 5 assi in continuo, la ripresa dei sottosquadri automatica in questo caso per andare magari nelle zone palatali del nostro oggetto per andare a riprendere le zone di sottosquadro, eventuali operazioni di prep line per una finitura ancora
più precisa con un utensile di piccole dimensioni, con uno 0,6 come può essere in questo caso. Le varie riprese di materiale con la fresa da 0,6 all'interno della cavità della corona, eventuali dettagli anatomici con la fresa da 0,3, ed ecco qua le nostre lavorazioni speciali a 90 gradi che possiamo andare ad impostare, come in questo caso, con l'utensile da 0,6 e confermando avvia il calcolo. Ovviamente per motivi di tempo io ho già creato qui tutto il calcolo. Andiamo quindi nella nostra simulazione cinematica. Abbiamo due tipi di simulazione. Questa è la più importante perché è quella che ci farà proprio vedere quello che succederà. Adesso un attimo di tempo non si è bloccato perché sta caricando ovviamente molti dati. Abbiamo questa prima simulazione cinematica che ci farà vedere realmente il lavoro che la nostra macchina farà per creare il nostro tipo di oggetto e abbiamo poi una simulazione di materiale residuo che invece ci farà vedere e ci darà una stima dell'eventuale materiale che rimarrà sul nostro oggetto. La simulazione è stata caricata, come potete vedere. Aprendo il simulatore, e quindi questo vale per tutti i casi che si vedranno poi nel tempo, abbiamo l'evidenziazione del percorso utensile, del nostro utensile, eventualmente dell'attrezzatura se vogliamo lasciarla visualizzata, del pezzo da lavorare originale, che è il workpiece, lo andiamo a nascondere perché noi siamo invece più interessati al nostro grezzo. Quindi, lanciando la simulazione, andiamo a vedere il lavoro che fa, che adesso andrò ovviamente a aumentare sempre per questioni di tempo, e vi porterò fino alla lavorazione che ci interessa, che è quella a 90 gradi. Vedete che automaticamente il software va a sgrossare tutte le aree di interesse, non è importante che la corona abbia quell'inclinazione, è voluta perché sono voluto andare a prendere le zone di smalto del nostro grezzo multilayer. Questa è una finitura inferiore esterna, qui possiamo vedere tutte le operazioni che verranno eseguite dall'elenco delle operazioni che compongono appunto la strategia scelta per questo tipo di oggetto. Mi porto in questa internal cavity in finishing 5 assi, giusto per farvi vedere un movimento di una macchina a 5 assi in continuo, per chi ovviamente fosse magari la prima volta che si avvicina a vedere software di questo tipo. Possiamo visualizzare la macchina. Questa volevo farvi vedere. Sarebbe la situazione se fossimo di fronte alla nostra macchina fresatrice. Chiaro che vedere tutta una simulazione che si muove tutta così ci porterebbe alla pazzia dopo pochi istanti. Ecco, questo è per farvi vedere quanto più realmente possibile un movimento di una macchina a 5 assi. Abbiamo il nostro utensile che è perfettamente perpendicolare lungo i nostri assi e tutto il resto dell'attrezzaggio della macchina che fa muovere il nostro disco in un movimento tiltante per andare a riprendere tutte le zone possibili di sottosquadri presenti all'interno della nostra corona. Sarà quindi l'utente che andrà a selezionare e a vedere la selezione delle varie opzioni che si presentano in fase di lancio del calcolo. Andiamo a vedere quindi l'ultima operazione che è quella speciale a 90 gradi. Portiamo avanti
Il software, il simulatore, che è un altro software, non è come un pezzo è proprio un simulatore usato altrettanto nel settore della meccanica. Ecco qui la nostra lavorazione a 90 gradi, dove verrà effettuata appunto la ripresa, una prima passata con l'utensile su tutta la superficie e poi delle passate dedicate nelle zone selezionate. Ecco, avete visto l'intervento dell'utensile da 0,6 che va a eseguire poi tutto il resto del lavoro. Ovviamente tutto questo può essere fatto su lavori anche più estesi, come quindi su ponti di questo tipo, dove il lavoro viene eseguito nella stessa identica maniera. Ok, abbiamo visto quindi il workflow per questi lavori particolari. Ritorniamo un attimo sul nostro esempio delle nostre corone che abbiamo visto, corone abutment precedenti. E andiamo un attimo avanti con la spiegazione di queste icone. Questa prima icona della barra alla nostra sinistra non è nient'altro che delle viste preimpostate che comunque possiamo andare creare e a impostare anche con i pulsanti F6, F7 fino a F9 che ci fa il ribaltamento della nostra attrezzatura. Abbiamo la parte di gestione progetti dove possiamo vedere delle informazioni riguardanti il progetto in corso, il materiale selezionato, la macchina e gli STL presenti nel nostro progetto. Abbiamo poi la sezione di supporto dove possiamo andare a creare un backup di un caso dove troviamo delle difficoltà da sottoporre all'analisi del supporto. Possiamo consentire l'accesso al supporto per analizzare alcuni casi e possiamo andare direttamente anche sul sito della CIM System per scaricare gli ultimi aggiornamenti. Possiamo calcolare nella versione full più lavori contemporaneamente, quindi possiamo andare a confermare e quindi ho selezionato un lavoro e sta partendo il calcolo. Possiamo anche fermare il calcolo eventuale o calcolare in sequenza più progetti che abbiamo selezionato e che abbiamo inserito nella nostra coda di calcolo. Dobbiamo lasciargli comunque il tempo per fermarsi. Andiamo avanti con la nostra spiegazione. Cambio macchina utensili, possiamo andare a scegliere di calcolare il nostro lavoro con un diverso tipo di kit di utensili, perché magari stiamo lavorando un oggetto con dei fori, ipoteticamente un abutment, magari il foro è molto lungo e abbiamo la necessità di utilizzare un kit di tensili più lungo e quindi possiamo andare a fare un secondo calcolo senza riniziare completamente il nostro progetto, ma semplicemente cambiando il nostro kit di tensili. Abbiamo qui poi, vabbè, la possibilità, come in questo caso, di andare a creare un nuovo lavoro, di aprire lavori
già calcolati, immagazzinati in un nostro archivio, eccetera, eccetera, abbiamo qui il nostro preview dove possiamo anche facilmente andare a identificare i nostri lavori semplicemente dando un colpo d'occhio al preview che ci viene posto. Possiamo andare direttamente anche da qua nel direttorio dove si trova il progetto in questo momento, o andare a fare una ricerca e poi quindi eventualmente confermare. Abbiamo le varie opzioni di salvataggio, abbiamo anche qui tutta una lista dei lavori più recenti che abbiamo eseguito sul nostro Mailbox. Andando avanti poi con le icone, abbiamo forse quella più importante di tutte perché ne racchiude alcune, ma racchiude soprattutto funzioni che ci possono essere utili come l'editing dei nostri file, dei nostri punti di riferimento per andare a ricreare curve che magari non sono state create in fase di importazione. È normale. Quello che fa Mailbox, a differenza di tanti altri software, è quello di cercare di fare più cose automaticamente. È chiaro che i dati vengono interpretati, possono anche essere non interpretati, o possono anche essere scritti male, perché purtroppo tutti i software che si occupano di CAD, molte volte certe informazioni vengono scritte male, anche perché magari l'utente in fase di progettazione CAD scrive e riscrive molte volte lo stesso progetto, andando a creare un po' di confusione in queste informazioni. Comunque noi abbiamo tutti gli strumenti di editing per andare a porre dei rimedi. Abbiamo questa prima cartella, che è la cartella dove si vanno a creare tutti i file di calcolo che poi verranno caricati nella nostra macchina. Abbiamo una sezione dove possiamo andare a nascondere le attrezzature, a mostrare delle superfici che noi utilizziamo e comunque a visualizzare o a nascondere alcune informazioni che si presentano nella nostra schermata. Abbiamo la possibilità di andare a riposizionare i nostri oggetti se nel caso abbiamo fatto un po' di confusione nel posizionamento dei vari oggetti. Possiamo andare appunto a pitturare, come abbiamo visto già nel nostro esempio, le zone di undercut che vogliamo eventualmente andare a riprendere. Abbiamo tutta una gestione manuale dei grezzi. Perché ho fatto un accento sul manuale? Perché già tutto viene fatto automaticamente. Qui abbiamo anche la sezione del manuale, cioè andare manualmente a rimuovere magari dei fori che si sono creati da calcoli precedenti, ma che poi non abbiamo realmente mandato in macchina a realizzare il pezzo, quindi il software automaticamente salva le posizioni dei lavori precedenti e noi dei calcoli precedenti, e noi quindi possiamo eventualmente andare a cancellare, possiamo esportare manualmente il nostro grezzo, importarlo manualmente, o possiamo addirittura per macchina a quattro assi andare a ruotare fisicamente il nostro disco per trovare delle zone di lavoro accettabili. Comunque, questa è un'altra cosa per le macchine a quattro assi. Possiamo ovviamente cambiare il fattore di riduzione del nostro zirconio, anche perché è in fase di lavoro, perché capita di sbagliare il fattore di ritiro, magari, e possiamo quindi andare a porre rimedio. Abbiamo tutta una gestione delle barre stabilizzatrici. Permettetemi anche in questo caso di andare a prendere velocemente un esempio. Prendiamo questo. Barre stabilizzatrici, come vi dicevo, abbiamo cinque tipi di barre stabilizzatrici. Ecco, in questo esempio potete vedere che ho creato
Partendo da questo, adesso vi spiegherò anche i vari colori che si vedono presenti su questa selezione. Ho creato un lavoro con un'arcata che presenta anche una corona anatomica, due corone anatomiche, una ha delle battute, su un ponte poi ridotto, quindi che dovrà accogliere il materiale estetico, due corone in zirconio anatomico che possiamo andare a inserire all'interno di questo stabilizzatore aperto. Al termine del processo di fresatura verrà eseguita un'operazione di taglio che seguirà il profilo della nostra barra stabilizzatrice e taglierà la parte centrale. Ovviamente non la lascerà cadere nel vuoto frantumandosi in mille pezzi, ma ci saranno tre punti che terranno questa parte centrale collegata a tutto il resto del lavoro. Come vedete, ho anche posizionato dei connettori nella parte posteriore, altrimenti il nostro lavoro, il peso di tutto questo lavoro sarebbe scaricato soltanto sui connettori, vestibolari. In questo tipo di, lavoro sono andato anche a, creare delle operazioni personalizzate con la nostra funzione di painting per aggiungere delle operazioni particolari seguendo il punto di vista dell'operatore. Quindi possiamo andare a selezionare queste operazioni personalizzate e andare ad applicare delle operazioni magari di ripresa o di finitura con tensili più piccoli. E comunque tutte queste opzioni sono poi personalizzabili in base anche alle esigenze che il cliente può avere e riscontrare nella sua quotidianità lavorativa. E possiamo quindi andare, come ho eseguito in questo caso, ad aggiungere delle operazioni dedicate che verranno eseguite ovviamente soltanto nelle aree colorate e che seguiranno il nostro punto di vista. Proviamo ad andare a creare un punto di vista, un'operazione personalizzata in tempo reale. Come possiamo poi anche andare a capire eventualmente che tipo di operazione abbiamo impostato? Semplicemente con questo icona di informazioni, cliccando sul colore, abbiamo l'informazione dell'operazione impostata. Mettiamo che io voglia creare un'operazione in questo senso, vedete che l'operazione ha seguito il mio punto di vista. E soltanto in quel punto verrà eseguita l'operazione, da noi indicata. Andiamo a vedere un attimo queste famose 5 barre stabilizzatrici. Scusate se mi sono perso un attimo, a volte anche l'emozione crea crea degli scherzi. Un attimino, vado ad aprire sempre il lavoro delle arcate, però dove posso andare a fare degli altri esempi. Qui sta salvando le nuove informazioni. Ecco qua la nostra arcata. Andiamo a vedere le nostre barre stabilizzatrici. Come vi ho spiegato, questa è quella aperta. È tra le più usate, possiamo anche andare ad applicare dei cambiamenti dimensionali. Vedete che adesso era alta fino alla fine del disco, invece possiamo andare ora a creare una barra stabilizzatrice impostando dei valori negativi, che possiamo anche cambiare lo spessore, ovviamente, ma possiamo andare a creare quindi delle barre stabilizzatrici che abbiano una massa equivalente con il nostro lavoro. Quindi in questa maniera possiamo andare anche a gestire
Le tensioni che si vanno a sviluppare tra il nostro lavoro e la barra stabilizzatrice nella fase di sinterizzazione. Questa invece è la nostra tradizionale barra di default. Tutte le barre possono essere alzate e spostate. Vedete che non viene mosso lo zoccolo perché è quello che eventualmente servirà per far poggiare la nostra arcata in posizione verticale. Sono già le 11:40 e il nostro tempo sta per terminare, purtroppo, perché avrei moltissimi altri esempi da farvi vedere, ma che verranno ampiamente discussi nelle prossime webinar. Vado un po' più veloce. La nostra barra che circonda il nostro oggetto questa barra crea una stabilità totale, ma ovviamente va a creare un utilizzo di materiale molto molto ampio, molto più indicato su lavori poco estesi. La nostra barra aperta nella parte centrale, abbiamo poi una barra che segue invece soltanto il profilo posteriore, anche questa molto utile sulle mezze arcate, più che sulle arcate, perché su un'arcata io preferisco sempre seguire i principi della nostra tradizionale fusione, quindi di avere una barra che mi tenga fermo da una parte all'altra. Questa invece può essere molto utile per i lavori medio estesi, diciamo, scusate, una comunicazione di servizio. Ok. Molto più indicata, secondo me, su lavori tipo mezze arcate o comunque ponti un po' estesi. Abbiamo poi l'ultima barra stabilizzatrice, che invece ci consentirà di avere un gradino posteriore che possiamo andare anche qui a modificare in maniera sostanziale. Vedete che ha aumentato questo gradino posteriore perché ci aiuterà eventualmente, applicando delle operazioni a 5 assi in continuo per il sottosquadra di undercut, per andare ad avere una maggiore angolazione e riuscire ad andare a riprendere quindi queste zone ostiche ad avere e da fresare su un'arcata in presenza di una barra stabilizzatrice. Per eliminare la nostra barra stabilizzatrice, semplicemente andiamo a selezionare l'oggetto, compare questo menu che ci permette di applicare sia i nostri connettori, di cambiare il tipo di apertura che abbiamo attorno al nostro oggetto, ma poi abbiamo anche questa ulteriore barra di lavoro che ci farà applicare delle funzioni. In questo caso vogliamo andare a togliere la nostra barra stabilizzatrice e semplicemente il software si aggiorna in tempo reale. Siamo su questa barra, andiamo un attimino a vedere. Un'altra funzione che abbiamo nei nostri oggetti è la gestione del cavity fit. Cosa vuol dire? Possiamo, nel tempo, le nostre frese si consumano per evitare di cambiare anzitempo il nostro kit di frese per ottenere il medesimo qualità di calzata delle nostre corone, possiamo invece andare a compensare questa usura temporale che hanno i nostri utensili applicando dei valori di fit, come si può vedere da queste due immagini. Applicando dei valori positivi si avranno delle calzate più strette, ma è già quello che si ottiene con il consumo di una fresa, se ci pensate, fresa di meno, una fresa che è più piccola, fresa di meno, quindi l'oggetto sarà più stretto a calzare. Quindi la necessità più evidente è quella opposta, cioè di avere dei valori negativi per andare ad allargare le nostre corone e quindi applicando il valore selezionato possiamo andare ad applicare su tutte le cavità del nostro oggetto questo valore di 0,025, 2 decimi e mezzo, 2 centesimi e mezzo,
E quindi tutte le nostre cavità verranno fesate un pelino di più e ci permetterà quindi di avere, di mantenere il nostro standard di fit sulle varie corde. Questo valore poi, una volta che magari il tecnico si è reso conto di essere arrivato alla metà della vita dei suoi utensili, questo valore può anche essere impostato di default nel pannello di controllo e quindi portare a termine tutto il restante 50% della vita utensili, applicando sempre automaticamente questo cavity fit, che possiamo andare a vedere. Ora è evidenziato all'interno delle nostre cavità. Andiamo avanti con le nostre icone velocemente. Possiamo scrivere sui nostri oggetti. Ovviamente dobbiamo scrivere o cosa voglio dire? Su pareti orizzontali, non che lo andiamo a porre la nostra scritta su pareti verticali, quindi o lo poniamo in testa o magari all'interno delle cavità delle corone. Questa funzione è molto utile quando si hanno delle grosse mole di lavoro per ricordarsi il lavoro di chi appartiene, quindi applicando un codice cliente si può andare a ricordarsi velocemente al termine del processo di sintetizzazione di chi era quel lavoro. Oppure si può andare a scrivere un'indicazione di colore o magari anche andare a firmare il proprio lavoro, perché no? Abbiamo poi la possibilità di creare dei report che andiamo ad aprirne già uno. No, non lo voglio aprire, non lo voglio aprire. I nostri report che servono per avere ovviamente tutta una casistica riportata e quindi uno storico dei nostri lavori e tutte queste informazioni possono poi essere personalizzate con le varie richieste dei clienti come nome disco, nome dei lavori, come vedete qui, altezze del disco, codice lotto e tutti i dati di rintracciabilità necessari per i clienti. La possibilità, arriverò dopo su questa icona, che forse è quella più importante, la possibilità di comunque di aggiungere connettori verticali sulle nostre corone. Molto velocemente ve ne faccio vedere solo una. Ovviamente possiamo andare a personalizzare tutte le dimensioni dei nostri connettori. Che ci aiuteranno in concomitanza con l'utilizzo di una barra stabilizzatrice a mantenere i nostri oggetti dritti, nel qual caso si vadano a posizionare orizzontalmente all'interno del nostro forno di sintetizzazione. Abbiamo poi le nostre funzioni di replace e di estrazione delle connessioni che meritano delle giornate, dei webinari dedicati, perché sono molto utili, queste funzioni direi sono fondamentali per poter lavorare qualsiasi tipo di connessione implantare presente nel mercato odierno e per renderci comunque indipendenti nella produzione delle nostre connessioni implantari in tutti i tipi di materiali desiderati. Quindi queste due funzioni io le lascerei veramente a 2 giorni dedicati per loro proprio. Andiamo invece a vedere questa velocemente. Curve e superfici, questa barra dà la possibilità agli utenti di andare a ricreare tutti i punti di riferimento o ad apportare anche delle modifiche dimensionali per i fori sui nostri lavori. Quindi possiamo andare, nel qual caso non sia stata fatta la rilevazione di una cavità corona. Ovviamente si può andare a fare una rilevazione manuale della margin line, altrimenti le operazioni non sanno dove è una cavità della corona. È per questo che
diamo e a supporto degli automatismi che il software già applica da solo, ovviamente diamo tutti gli strumenti di editing per riportare le situazioni alla normalità per come serve al software per calcolare il lavoro. Il valore che viene mostrato qui sarebbe, la spiegazione è un po' più lunga, però concettualmente avviciniamo al fatto di essere la grandezza del nostro bordino. Questo sarebbe 0,15 per 2 alla fine della fiera, quindi riesce a contenere uno spessore di 0,3, di un bordino di 0,3. È un valore generico, non cambiatelo mai, va bene così. E il software va ora a ricreare le nostre margin line con anche una superficie che utilizziamo nelle varie operazioni, una superficie grigia, e quindi possiamo andare a ristabilire l'operatività sui nostri lavori. Abbiamo anche altre funzioni di riconoscimento dei fori di cilindri, nel qual caso non vengano fatti, non vengono eseguiti. L'aggiunta di superfici rosse che noi necessitiamo sempre sui nostri fori, la possibilità di fare dei cambiamenti dimensionali. Adesso magari vi faccio velocemente un esempio sul sul nostro abutment. Vedete, abbiamo questo strumento che ci aiuta nel cambiamento dimensionale dei nostri fori, e quindi possiamo veramente andare a fare delle modifiche molto importanti su questo tipo di lavorazione. Ma come vi ho detto, lascerei questo argomento in giornate dedicate. Abbiamo questa icona, cambio tipo di interfaccia. Perché? Perché possiamo importare anche degli abutment abutment interno, abutment connessione esterna. Il software può intendere male, ma come avete visto qua, in questo caso ha inteso molto bene. La connessione è stata colorata di arancione, che è il colore che noi applichiamo sempre sulle connessioni interne, mentre sulle connessioni esterne abbiamo questo colore azzurrino. Quindi, con veloce colpo d'occhio, l'utente può capire se il software ha inteso bene quale sia il tipo di connessione applicata al nostro oggetto. Possiamo quindi eventualmente, nel caso non capisca bene, andare a cambiare il tipo di interfaccia. Possiamo andare a creare operazioni personalizzate sui nostri attacchi. Permettetemi anche qui di andare a prendere un esempio che ho creato anzitempo. Apri lavoro. Ecco, vedete, su un lavoro come questo tipo, se ci fosse purtroppo un po' più di tempo, vi esplicherei dall'inizio tutto il tipo di lavoro. Comunque, come potete vedere qua, ho creato queste due curve che seguono perfettamente l'andamento dei nostri attacchi e che servono come punti di riferimento per delle operazioni dedicate. Appunto, alla creazione dei nostri attacchi. Mi stanno comunicando purtroppo che il
tempo a nostra disposizione sta veramente terminando. Io mi sto rendendo conto che il tempo invece per spiegare tutte le funzionalità che abbiamo all'interno di Milbox sono veramente pochi ed è passata velocemente un'ora. Avevo intenzione oggi di andare a farvi vedere lavorazioni per importare dei pre-milled in maniera automatica direttamente da Exocad, ma chiedo ancora scusa, è la prima volta, ci stiamo un attimino regolando sui vari tempi e su questa esperienza online, ma proporrò di eseguire magari questi argomenti che non sono riuscito a esplicarvi oggi, magari spiegarveli singolarmente in maniera più approfondita. Quindi io vi ringrazio per averci seguito e aver visto questo primo overview. Vi ricordo che ci saranno altri appuntamenti con argomenti dedicati quindi ad ogni singolo caso. Vi chiedo anche magari di far pervenire alla nostra email di supporto o con i nostri canali di contatto, di farci avere magari anche delle richieste su dei casi che volete vedere o affrontare in questi giorni, noi saremo lieti di darvi i nostri consigli lavorativi e di spiegarvi magari alcuni trucchi per riuscire a realizzare tutte le vostre lavorazioni quotidiane. Io vi chiedo ancora grazie di aver partecipato e aver seguito questa prima puntata, non so come definirla, questo primo webinar. E vi rimando quindi ai nostri prossimi appuntamenti. Grazie ancora, buona giornata. Giusto 2 secondi, vi ricordo che i prossimi appuntamenti verranno pubblicati a breve sui nostri social network e sul nostro sito internet. Se siete già iscritti alla nostra newsletter, la riceverete anche tramite email. E noi vi ringraziamo per l'attenzione, buona giornata e alla prossima!